Ebbene sì, sull'acqua, sui navigli di Milano, in compagnia di Simone nell'ex fornace di Milano. Cosa vedremo questa sera, Simone? Questa sera abbiamo l'inaugurazione di Modulopoli, che è un progetto che va avanti da 3 anni, che abbiamo costruito con tanta passione. Nasce dall'idea di Federico Marcoaldi, che ha realizzato 300 moduli in cartone, tutto riciclato, quindi è anche un progetto che ha un indirizzo un po' particolare per quello che è l'ecologia e il riciclo. Dopodiché ha suddiviso tutti questi moduli in blocchi da 100, quindi li ha affidati a 100 artisti a livello nazionale. Abbiamo realizzato 100 moduli cielo, che poi vedremo, sono dei moduli che servono a delimitare un pochettino la nostra installazione, e poi abbiamo realizzato 100 moduli che abbiamo portato nelle scuole a Milano. In compagnia di Federico Marco Aldi. Allora Federico, tu sei l'autore di questa sorta di città, diciamo, esatto. Giusto? Ci vuoi spiegare come hai partorito questa idea? Allora, questa idea l'ho partorita ormai appunto 3 anni fa. Mi piaceva l'idea di creare una personale, ma allo stesso tempo una collettiva. Cioè mi piaceva l'idea che ci fosse un'idea partecipata assieme ad altri artisti e poi, ho detto, anche assieme ad altri bambini. E quindi fare una cosa che fosse... mettessi insieme queste due identità. Due domande. Una, com'è stato lavorare con i bambini, che immagino sia stato veramente gratificante, no? Non solo per loro, ma anche per gli artisti come te, no? E poi so che c'è una sorpresa alla fine della mostra per tutti i laboratori, tutti i bambini che hanno partecipato alla costruzione di questa opera. Nella realizzazione dell'opera io appunto ho fatto 100 artisti e 100 bambini e poi ho costruito questi 100 moduli cielo, che sono una coreografia di tutta l'opera, e in realtà io alla fine dei laboratori con i bambini gli ho regalato un piccolo modulo cielo che io ho costruito, un pegno in realtà, perché gli ho detto: bambini, voi alla fine della mostra mi riportate questo pegno, sotto hanno un numero che è collegato a un modulo cielo, e alla fine della mostra ai bambini verrà dato il pezzo di cielo e quei piccoli moduli cieli verranno ridati a tutti gli artisti che hanno partecipato. In questa maniera c'è anche un collegamento tra ogni bambino e ogni artista. E continuiamo con questa bellissima mostra. Dopo, da tutti i moduli, passiamo al cielo. Siamo qui con un bravissimo fotografo, anche lui un artista che ha partecipato a questa composizione, con Filippo. Ci vuoi spiegare le tue foto? Io vedo tanto cielo in queste foto. Dunque, qui Federico, che è l'ideatore di tutta l'opera, ha chiesto appunto dei fotografi di in qualche modo interpretare il cielo nella città, con una serie di fotografie da esporre su cornici da lui create. E diciamo, quello che un po' io ho cercato nelle mie foto era in qualche modo di appunto far vedere da un punto di vista diciamo diverso dal solito, quindi con una prospettiva zenitale ma dal basso e con una forte presenza appunto del cielo. Questo cielo che appunto non è un cielo, diciamo, naturale, ma è un cielo quasi tempestoso, quindi questo cielo che in qualche modo aggredisce o si ritira dall'architettura. E un po' è questo quello che io ho voluto raccontare. Insieme a me ci sono altre due fotografe, Francesca Cao e Sheila N, che hanno fatto anche loro le loro fotografie, sempre appunto raccontando questo connubio tra cielo e architettura. E allora, al termine di questa fantastica mostra, Simone ha in mente una sorpresa ancora per tutti. Sì, diciamo che durante lo svolgimento dei laboratori con i bambini, un po' per legato ai problemi di privacy in quali non possiamo mostrare i volti dei bambini su cataloghi o quant'altro, avevo pensato di risolvere la cosa facendogli fare un autoritratto. Da questi autoritratti fare poi un'asta, e tutti i proventi verranno poi bloccati, ai quali potranno accedere solo i bambini tra 10 anni. Questo per creare una sorta di borsa di studio per loro. Farla in questo modo potrà dare la possibilità di accedere a mostre o a fare dei corsi, perché comunque crediamo che non tutti diventeranno artisti, qualcuno sì, ma sicuramente si porteranno dietro questa esperienza per tutta la vita. E allora, dall'ex fornace di Milano, oggi fornace di idee e creatività, per TG Events, Andrea Evans.